maschile è composto da due parti, diciamo, una parte proprio che è l'equipe che prende in carico gli uomini che agiscono violenza per aiutarli a prendere modalità relazionali diverse. C'è invece un'altra parte dell'associazione che si occupa di interventi di prevenzione, quindi interventi di tipo culturale per cambiare la mentalità, diciamo, delle persone. E quindi il nostro gruppo adesso è composto da 6 persone. L'equipe che lavora proprio con gli uomini è composta da 3 psicologi psicoterapeuti e da un counselor, mentre le 2 persone che si occupano anche di interventi di sensibilizzazione non hanno questa competenza specifica, diciamo, a livello di titolo universitario, ma hanno comunque una formazione rilevante su questa tematica. Allora, quando parliamo di prevenzione della violenza, intendiamo proprio una parte fondamentale del nostro lavoro, che riguarda proprio i progetti all'interno delle scuole, gli interventi di sensibilizzazione con la cittadinanza, organizzare CIRE forum, convegni, incontri, organizzare corsi di formazione, partecipare ad eventi pubblici. Questo è prevenzione, questa è la parte, diciamo, più rilevante se vogliamo incidere sulla violenza. Che gli uomini agiscono violenza nelle relazioni, soprattutto verso le partner. Quindi, come mai proprio all'interno di una relazione d'amore che dovrebbe essere la più sicura, avviene questo. Quello che però è comune in generale è la presenza di idee di stampo maschilista, misogino, cioè delle idee che fanno molto parte della nostra cultura ancora, che considerano in realtà l'uomo superiore alla donna o comunque avente più privilegi, più diritti. Banalmente, il diritto di occupare lo spazio, il diritto di guardare, il diritto di toccare e che se la donna non mi risponde, non mi fa un sorriso, io la offendo. Questi sono tutti privilegi che non sono legati a psicopatologie. No? Oppure l'aspettativa che ne so, è più normale che un uomo abbia potere o raggiunga delle posizioni di carriera, per cui nessuno si chiede come mai quest'uomo ha raggiunto quella posizione. Ci sono delle forti limitazioni anche sull'uomo, che poi può arrivare ad agire violenza appunto non perché ha un passato traumatico, ma perché nella propria idea ha delle aspettative, cioè se io mi aspetto che la mia compagna si attiene a me, fa l'amore con me anche se lei non ne ha voglia, oppure che se a me dà noia che si vesta così, perché vuole andare vestita con la gonna al lavoro? Forse mi sta tradendo, perché se mi amasse davvero andrebbe dietro a quelle che sono le mie insicurezze. Quindi queste idee, queste aspettative poi generano frustrazione, rabbia, soprattutto se dall'altra parte c'è un tentativo invece di preservare questi aspetti di espressione di libertà che non hanno niente a che vedere con l'amore verso l'altro. La rabbia è un'emozione e come tutte le emozioni è normale e funzionale perché ci dice che qualcosa che sta accadendo non ci fa stare bene. Il problema è l'intensità della rabbia e ciò che scatena la rabbia. Noi aiutiamo i nostri uomini a riconoscere la rabbia e a saperla esprimere attraverso modalità che siano rispettose dell'altra persona. Ed è anche riconoscere quando la rabbia sta aumentando e sta diventando eccessiva, ma anche aiutare la persona a individuare che cosa gli suscita rabbia. Una parte rilevante del nostro lavoro è anche aiutare gli uomini a capire che cos'è che gliela suscita, cioè aiutare ad esempio l'uomo a capire che il fatto che la sua compagna desideri uscire con le amiche e lo fa arrabbiare è un'idea, è una credenza un po' disfunzionale. Per quale motivo a lui dovrebbe dare fastidio se esce con i colleghi di lavoro o se si mette una camicetta? La rabbia ha una componente emotiva e anche una componente cognitiva. Cioè, cos'è che la suscita? Una parte del nostro lavoro è anche andare a lavorare proprio su questi aspetti che alimentano una rabbia che è immotivata.
Per quanto riguarda la diffusione della violenza, sappiamo che è presente in modo trasversale dappertutto, quindi in tutte le zone d'Italia anche. Oltretutto sappiamo che la violenza non è neanche legata al contesto socio-economico, cioè l'idea che la violenza viene agita per lo più da in contesti degradati, da persone di basso livello socio-economico, sappiamo che non è vero. Ci sono forme più sottili di violenza che magari non, appunto, non diventano quelle forme più smaccatamente riconoscibili, ma in realtà anche la violenza fisica viene agita da professori universitari, quindi senza nessun problema anche di cultura. Sicuramente negli ultimi anni si parla maggiormente del tema della violenza maschile sulle donne, allo stesso tempo in modo massiccio se ne parla male, in modo estremamente stereotipato. Il fatto di parlare degli uomini che agiscono violenza come mostri, come carnefici, come violenti, non favorisce per niente il riconoscimento della violenza. Della violenza se ne parla di più, se ne parla però come un'emergenza. Se ne parla come se fosse un fenomeno mostruoso, legato alle droghe, legato alla pazzia, e si parla ancora troppo delle donne che vivono violenza come delle persone che se la sono cercata. C'è più, un po' più di sensibilità, c'è più mobilitazione, però è ancora una mobilitazione in realtà per delle ricorrenze, che spesso è una mobilitazione un po' vuota. Una cosa che mi piace molto di Nuovo Maschile, di quello che abbiamo creato e stiamo facendo crescere, è il fatto di aver potuto, di poter conoscere e lavorare con delle splendide persone e anche con dei begli uomini, con degli uomini molto in gamba. Credo e spero che sempre di più possiamo aiutare gli altri uomini a vedere quanto la violenza, oltre a danneggiare le persone che gli stanno vicini, sia qualcosa che danneggia fortemente anche la loro qualità della vita. L'amore che cambia per me è poter davvero considerare che l'amore c'è quando c'è profondo rispetto e una visione davvero paritetica di entrambe le persone, che sono due persone e non una persona e un oggetto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.